Ciao da Nicoletta e oggi vorrei farti un augurio perché si avvicina la Pasqua, quindi siamo tutti in un clima magari un po' di stop, di festa. Qui a Lugano vedo che le scuole sono già chiuse, tante aziende hanno già chiuso i battenti e quindi magari è un momento di rinascita, di riflessione perché quest'anno Pasqua poi arriva subito dopo la primavera. E la riflessione che vorrei donarti oggi l'ho trovata qualche giorno fa navigando su Facebook ed è molto molto bella. Parla di anime, anche perché in questi giorni solitamente si trascorre il tempo con, mi auguro per voi, con le persone più care. Le cose finiscono ovunque là fuori, ma non sempre dentro di noi. E fin quando non finiscono dentro di noi, vivono ancora. Quanto è vero. Ci sono persone che potrebbero incontrarsi milioni di vite e sempre riconoscersi, altre che saprebbero incontrarsi milioni di volte e sempre perdersi. Qualcuno lo chiama destino, io la chiamo consapevolezza. È vero, è così, anche perché parlavo proprio qualche giorno fa con una persona cara, il papà di una ragazza che è in ospedale, un uomo molto saggio, ci diceva: durante il periodo primaverile ho notato una cosa in tanti anni di vita, di esperienza mia e di altri, che tante cose si accelerano, che tante porte si chiudono, che tante cose si rompono per poi rinascere in modo diverso, in modo più maturo, oppure per prendere definitivamente strade diverse. Qual è l'anima che puoi incontrare in milioni di vite e riconoscere sempre? Quali sono queste anime affini che ti vibrano o che risuonano alla tua stessa lunghezza d'onda? E invece, quali sono le anime che, anche se le trovi milioni di volte, ti lasciano indifferente e non ti lasciano nessun segno? Io ho scelto di rimanere e frequentare le prime, le persone che comunque riconosco sempre, quelle persone che mi danno gioia, mi danno serenità. E anche se a volte non sempre si possono magari frequentare queste persone, o anche se a volte certe persone fanno scelte diverse, l'unica cosa importante è scegli sempre con il cuore, perché se non scegli con il cuore, prima o poi purtroppo la vita ti porta a renderti conto che forse un rimpianto è peggio di un rimorso, a volte è così. E quindi con l'augurio che tu possa trascorrere questi giorni con le persone che ti risuonano davvero tanto, buone feste di Pasqua. Ciao da Nicoletta e da tutto lo staff di Brain Up. Ciao, 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 ciao.